Ciao, rieccomi. L'altra volta video sui prodotti? No, questa su di me. Questa volta i prodotti sì, sempre su di me. Per le mie unghie sfigatelle direi che prodotto proprio sì. Ho prodotti, visto che sono due. Questo top coat e base della linea No Lump di Essence. Su di me le fa durare 4 giorni lo smalto. Per il prezzo che hanno, ne ho già prese altre due di scorta perché non si sa mai con gli stand devastati che non trovi più niente. Il primo colore che ho preso è questo, lo 09 Lucky, un bellissimo colore per questa stagione, ha una stesura come tutti gli altri colori che ho preso, fantastica, pieno alla prima passata, ha un bel pennellino. Poi un altro prodotto sì, è questo blush della Limited Edition, sempre di Essence, della Rockout, che è questo colore qua. Miscelato insieme, lo metto, mi va un bel colorino che tanto io non lo devo avere scuro sulla mia faccia, così. Vediamo se riesco a farvelo vedere chiaro, però è leggermente illuminante. Ho visto che nelle foto fa un bellissimo effetto. Devo fare così perché sennò continuo a dire mi piace e mi ritrovo 8.000 mi piace. È un prodotto, sì, questo highlighter So Glow del sempre di Essence, che vedendolo nel contenitore sembra una cremina, poi steso diventa una polvere, dà un bellissimo effetto e per il prezzo che ha va benissimo. Ho ripreso questo, la base occhi sempre di Essence. Perché, come dicevo nell'altro video, mi fa durare meno gli ombretti, però mi uniforma, è leggermente colorato e mi uniforma il colore della palpebra, per cui adesso un po' l'allergia, un po' perché c'è più caldo, mettendo bene un ombretto sull'occhio, mi trovo già la base, diciamo la base un po' uniforme ed è ottimo, meno lavoro da fare. E mi sta piacendo questo, che è un campioncino che mi ha mandato Silvietta. Silvia Baggi del Bonjour Vanilla, sì, Vanilla, il Bonjour 1, 2, 3. Sto finendo, ci ho fatto quasi 2 settimane. Adesso me lo ordino perché mi piace questo fondotinta. Il colore va anche bene e stenderlo è una sensazione fantastica. Non mi dà fastidio, mi lucido poco, ma col caldo comunque mi lucido tanto con qualsiasi cosa adesso. E lo ordinerò. Mi sto trovando bene con il Sephora. Questo che non pronuncio come l'altra volta, ci ho fatto amicizia perché all'inizio proprio io e lo scovolino piccolo, perché è veramente piccolo, non ci andavamo d'accordo perché era sempre le prime 3 volte che l'ho usato, era sempre nell'occhio. Adesso che ci ho fatto amicizia lo uso, mi piace l'effetto, è sempre tosto da struccare, però quando voglio un bel effetto uso lui e poi so che alla sera armata di pazienza e vai. Ho preso sabato, credo, questo mascara di Catrice che è della Limited Edition Glamour Doll Mascara. La Limited si chiama Dolls Collection. Lo scovolino è questo. È in silicone, ha tanti dentini. Mi sta piacendo. L'ho usato 3-4 giorni. Fa un bel effetto. È quello che ho adesso addosso. Io le ciglia le ho già comunque di partenza buone, per cui direi che qualsiasi mascara, però non è vero perché non tutti i mascara mi piacciono sopra. Questo sì, è un prodotto sì per me, è leggermente tosto da struccare la sera, non tanto come il Sephora, però un po' meno, ma vabbè, vale la fatica sicuramente. Ho preso 2 settimane fa forse questo blusher di H&M, è il Coral, è bellissimo, cioè per la carnagione chiara come la mia, che devo avere una cosa, una macchiona gigante, va bene, ha questo bel colore, leggermente illuminante, poi si vede quello che ho, beh adesso non si vede anche meno perché con questa luce si vedrà meno, però è bello da mettere, è fantastico, cioè devo anche scegliere dei blush che non mi facciano gli zigomoni all'Heidi perché bianca sono. Ok, poi la mia crema, sì, su di me, è la mia crema base, è questa. Crema fiori, quella al tiglio di Bottega Verde, che è color verde. Bottega
Bottega Verde, verde, no. Ha un buon profumo, mi piace, questo sarà il terzo barattolo che uso, quando la finirò la ricomprerò, perché come base mi va bene, insomma, mi piace, me l'hanno consigliato le ragazze dentro il negozio, quando ho la pelle anche tanto, se provo ad usare un altro tipo di prodotto, un fondotinta e ho la pelle irritata, quello, sono sicura che metto quella e la pelle si sfiamma leggermente. Un prodotto sì su di me quando sono disperata, che finalmente sono riuscita a liberarmi del vulcano in faccia, è l'olio essenziale all'albero del tè, cioè il tea tree famoso, che puzza tantissimo. Se dovete metterlo ad andare a letto la sera con il marito, non lo mettete perché scappano via, però è buonissimo, è una cosa naturale che unito alla crema idratante, ho messo direttamente sopra con un cotton fioc, evita di fare uno smacellamento di brufoli come farebbero gli adolescenti, e questo per me va benissimo. Mi piace tantissimo che ho preso ai saldi da Sephora, perché avevo un campioncino che mi avevano dato, credo l'anno scorso, e poi ho detto sì, dai, me lo compro perché è buono. Questo profumo, infatti, si vede che è metà boccetta, che è Rouge di By Rihanna. A me piace tantissimo. È un profumo per arrivare a metà boccetta, va bene che è piccolo il flaconcino quanto volete, ma per arrivare a metà boccetta io, deve piacervi veramente tanto. Mi piacciono su di me, vero? Su di me questi due trio di blush di H&M. Proviamo a fare dei giochi tutti. Ce la possiamo fare? Questi sono gli swatch. Mi piacciono. Il prezzo che hanno, ragazzi, i blush di H&M vale la pena comprarli. Le ho le salviette, però non si asciuga la mano in fretta. E l'altro, rischiamo di fare due colori per la sopra. Eccoli qua. Sarebbe così, ma sono un po' storta. Se li trovate e non volete spendere tanto per avere un po' di blush, ne avete 6, così vi consiglio di comprarli. Ho provato questa e sono a metà bottiglia, l'acqua micellare di Venus. Sì, mi tira via la maggior parte del Sephora mascara e il Catrice, me lo tira via, poi passo leggermente il bifasico, come si può dire, mi alleggerisce il lavoro di struccaggio occhi. Io sul viso la micellare non la uso perché uso le mie salviette, però per gli occhi ho visto anche ieri sera, mi sono trovata molto bene. Siccome ho finito il mio detergente della Olaz e per trovarlo devo andare a fare un sacco di giri, avevo questo da finire. Di Cien, che è il detergente delicato, lo sto usando e fatalità in questo periodo non mi fa tirare la pelle, per cui per il prezzo che ha dovrebbe avere castronate, un buolinci, lo sto usando e penso anche che lo finirò. Poi ieri, l'altro ieri, ho comprato questi, il dritto Elena, il dritto, questi due lip gloss brillantissimo della nuova linea estiva di Bottega Verde. Adesso vi metto lo swatch sulle mani. Sono dei bei gloss molto pigmentati, non appiccicaticci. Infatti, ce l'ho adesso perché mi si era tolto il rossetto sotto. Ce l'ho messo sopra per uniformare un po' le labbra e il rosso. E non sono appiccicaticci, ma si sentono anche provandolo sulle mani. Che poi quando li andate a togliere, eccoli qua. Li andate a togliere, non vi rimane appiccicaticcia la mano. Sono belli pigmentati, hanno anche dentro delle cose buone, per cui, ma sì, usiamoli, visto che anche hanno delle cose buone. Mi sta piacendo, la sto usando in questi giorni qua, questa che me l'avevano dato in omaggio con l'ordine che avevo fatto su Makeup Revolution, che è la High Heart Passion, che è questa. Non vi sto a fare tutti gli swatch, li avevo messi sul mio blog e anche su Instagram, mi pare. Si vede però, con queste palettine qua di Makeup Revolution o la iHeart, le sto usando con le dita. Sono 3 giorni che io i pennelli non li uso, perché ho visto che prelevandoli con le dita, si preleva meglio il colore, si applica meglio e al momento uso questo metodo. Poi che si riesca a fare le sfumature fantastiche, tanto io non riesco a farle comunque, per cui va bene così. Se avete problemi di glicemia, vi sconsiglio di mettere insieme questi prodotti che ho acquistato insieme ai gloss l'altro giorno, questi qui due, che sono il coccoloso crema corpo e il coccoloso
bagno doccia, che poi messo insieme a questo vi fate un tripudio di glicemia che è una roba allucinante. Fantastici, cioè hanno un profumo che ti viene voglia di mangiarli. Questo e questo li ha voluti usare il mio piccolo per primi. Volevo mangiarmi le coscette di mio figlio. Troppo buoni i profumi, veramente. Non avranno un inci fantastico, però veramente ci sono dei prodotti che secondo me meritano. Poi io ho trovato su Instagram, mi perdoni, ma non mi ricordo chi è che le aveva messe. F. Giada, forse, e gli swatch di questi rossettini qua. Questi. Di Kiko, ne ho altri tre qua, che sono gli Unlimited Stilo, una cosa del genere, che sarebbe stato quello che avevo sotto da stamattina, che durano tantissimo, sono confortevoli, facili da applicare. Quello che avevo sotto, che poi ci ho messo il gloss, era questo. Vediamo se riesco a farceli stare tutti. Che è lo 07. Oggi sono partita, in questi giorni sono partita per il rosso. Questo è il 13, sono in offerta 5 euro da Kiko. Questo è il 13. Sì. Caduto. Questo è lo 03, che è il primo che ho preso perché mi piaceva tantissimo. Questo, che è un rosso rosato. C'è un profumo qua di cioccolata, vaniglia. Tra l'altro sono profumatissimi anche questi. Questo è il 10. Sono molto pigmentati comunque. E questo è l'11. Dove ve lo metto? Dritto. Eccoli qua. Mi piacciono. Sono in offerta. Fatalità, li ho visti, li ho provati. Se avete voglia di comprarvi un rossettino primaverile, andate a dargli un occhio perché a me sono piaciuti. Io con Kiko ho un rapporto di amore e odio in questo, negli ultimi 6-8 mesi, per cui quando trovo un prodottino che non è per forza deve essere una delle ultime limited edition, vado e me lo prendo. Sennò... Parlando di prodotti amore e odio, il mio amore e odio con Kiko in questo periodo sono questi, i nuovi smalti. Allora, questi sono stati la prima due copie. Questa è stata la prima coppia che ho comprato. Questo è il Violet. Su di me è stato un disastro. Stesura orrenda, due passate, come dice la scatola, faceva ancora schifo. È durato mezza giornata. Però, ragazzi, hanno fatto di quei colori che sono fantastici. E allora l'altro giorno ho detto che provandoli in negozio, comunque già sullo scotch, questo si vedeva che era una passata non piena. Però ho detto i colori sono troppo belli, infatti l'altro giorno sono andata e mi sono presa questi. Questo è il Cherry Pink, che è quello che ho addosso da quasi due, da ieri, ed è ancora perfetto, stranamente. E questo è il Teal. Questo devo ancora provarlo, vedrò. Però, come ho scritto anche su Instagram, vorrei avere la mia teoria che cioè, già provandoli sul nastro non hanno una passata piena, probabilmente non ce l'hanno neanche sull'unghia. Infatti ho provato il color Tiffany, il menta, menta qualcosa l'hanno chiamato loro, e sul nastro adesivo non era un colore pieno. Vorrei provare a prenderlo e vedere se poi anche lo farà sull'unghia, perché bisogna anche considerare che là li aprono, li chiudono, per cui è una cosa un po' che lascia il tempo che trova. Le ultime cosucce sono matite occhi, ne ho un po', si sente? Sono queste matite occhi della Essence, che ne ho presi un po' di colori. Io non ve le swatcho neanche tutte perché le ho messe un po' sul blog e un po' su Instagram, per cui gli swatch li potete trovare là. Queste sono le che vi ho fatto vedere, le Kajal. Poi amo tantissimo e le ho da un po', a me ancora non si sono seccate le, c'è un'intrusa? No, questa è nuova, long lasting, c'è un'intrusa, quelle gel. Queste qua, stranamente, io ho provato un sacco di matite di Guerlain, la Perversion, poi di Urban Decay, non ne parliamo perché è il nero fotonico per me, ma se la metto nell'occhio brucia. Guerlain avevo provato il Kajal, quello fatto a punta, neanche parlarne. La pupa, sì, ce l'ho anche adesso, non mi dà fastidio, però leggermente mi sbaffo degli occhi. Queste che costano 1,89 euro non mi danno nessun problema. Non lo so, sono io che sono fastidiosa. Sono fatta così. Poi mi piacciono tanto, che ho scoperto, cioè so che c'erano, però non le avevo prese, adesso le ho scoperte, le ho provate all'interno dell'occhio, anche queste non mi fanno niente, sono le Long Lasting, sempre di Essence, che per il prezzo che hanno dei colori fantastici, belle, io i colori non resisto. E
Poi mi sono scatenata con quelle labbra, tanto matite labbra io non ne avevo tante, queste qua costano 1,29 euro credo, per cui veramente, le matite labbra hanno dei colori bellissimi, sono morbide, sono confortevoli, gli swatch li trovate sempre lì sul mio blog o su Instagram, sono prodottini che non costano tanto, per cui vale la pena una che è giovane, una ragazzina, oppure come me, non è che ho voglia di spendere un sacco di soldi nei prodotti, vai e te li prendi perché vale la pena comunque. Bene, spero che vi sia piaciuto, un bacione!